Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di rullanti autocostruiti, cioè uno me ne sono fatto. Questo qui. Oggi voglio spiegarvi il processo con cui l'ho costruito, dirvi quanto ho speso in modo tale da capire se è una cosa che vale la pena fare oppure no. Anni fa, era il 2011 direi, mi ero fissato di volermi costruire un rullante. Quindi mi sono informato e pian pianino mi sono messo a farlo. Subito ho visto che per farselo il modo più semplice, tra virgolette, era quello di farsi un fusto a doghe. Il problema qual è? Il problema è che farsi un fusto a doghe, comunque incollarlo eccetera eccetera, è molto molto difficile. Quindi il fusto ho deciso di farmelo fare in modo da non avere problemi di nessun tipo. Mi sono fatto fare un prezzo e poi ho deciso di farmi fare questo fusto qua, che è in acero, grandezza 14x5,5, ovviamente non bucato, senza niente, grezzo. Prezzo 70 euro. Ho cambiato inquadratura perché questo è un pezzo di fine video, sto registrando la fine del video, ma mi sono dimenticato di dirvi di iscrivervi, quindi ve lo dico adesso e questa parte la metterò all'inizio del video, perché un mio video non può mica andare avanti se non vi ho ricordato di iscrivervi prima. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace se questo video vi piace, se vi piacciono i miei video in generale, fate un po' quello che volete e commentate scrivendomi cosa ne pensate dei miei video, cosa ne pensate di questo video eccetera. Andiamo avanti e torniamo all'inquadratura di prima. Io intanto adesso registro il finale del video. Poi dopo aver comprato tutto, poi vi dico bene cosa ho comprato, quanto ho speso, ho incominciato a fare i fori. Fare i fori raga è una cosa veramente difficile perché bisogna essere precisi al millimetro. Se si sbaglia un foro si rischia di dover buttare via tutto. Quindi ho fatto misure su misure su misure e mi sono fatto i fori per il mio rullante. Detto questo, tutto quello che avevo comprato prima, cioè le meccaniche di questo rullante, che cosa sono? Allora, prima cosa, i due cerchi, che sono due cerchi die-cast della Tama, mi sembra. Quindi comunque ho deciso di prendere due cerchi buoni, perché per il suono è importantissimo prendere dei cerchi buoni, e ho speso circa 50 euro. Poi invece tutta la questione tiranti e lag, come si chiamano? Non me lo ricordo! Scrivetemelo nei commenti come si chiamano, perché non mi viene più in mente. Vabbè, comunque, 10 di questi più 20 tiranti, contate che di quei lag, appunto, che non mi ricordo come si chiamano, ne ho presi 10 e ho preso quelli abbastanza economici, diciamo, per spendere meno. Mi sembra che costassero circa 2,50 euro l'uno e ne ho presi 10 perché il rullante ha 10 tiranti. Vi do un consiglio ragazzi, quando li prendete, prendetene almeno 2 o 3 in più, spendete sti 5, 7, 10 euro ma prendetene 2 o 3 in più, perché se per caso vi si rompono, ed è una cosa possibile, è un problema poi ritrovarli uguali, identici, quindi prendetene almeno 2 o 3 in più. Io ovviamente ne ho presi 10 e se mi si romperanno non li troverò mai più, speriamo in bene. Quindi tiranti più quegli affari che non mi ricordo come si chiamano, più o meno speso sui 25 euro alla fine. Detto questo, ho poi montato il tendicordiera, di quelli abbastanza economici, non so neanche di che marca sia in realtà. E raga, tendicordiera, forse è meglio se ne comprate uno un pochettino più bello, perché tutte le volte che suono questo tendicordiera mi sembra si debba rompere da un momento all'altro. Comunque, praticamente tra tendicordiera e questo tondino, dov'è? Questo qua, che è quello per fare fuoriuscire l'aria dal tamburo quando suoniamo, avrò speso più o meno sui 20 euro. Ultime cose che ho messo sono state ovviamente una pelle battente, una pelle risonante e tra l'altro questa pelle qua della Wambuca, la California Sand, la potete vedere nel video dove vi faccio vedere come accordare un rullante rendendolo molto basso, molto potente. Ve lo lascio qui sopra in una scheda. Vabbè, ovviamente le pelli non erano queste, erano delle altre, ma facciamo 15 euro a pelle più o meno e aggiungiamo quindi 30 euro al nostro rullante. Ultima cosa che ho messo, invece questa potrebbe essere ancora proprio quella, la cordiera. Non ricordo quanto ho speso, più o meno facciamo 20 euro anche lì. Quindi gasatissimo, prendo il mio rullante, monto tutto quello che c'è da montare, gli metto la pelle sopra, gli metto la cordiera, poi gli metto la pelle sotto e c'è un problema. Cioè praticamente mentre vado a montare la pelle sotto mi accorgo che man mano che tiro il cerchio incomincia a fare pressione contro questa parte qua, che praticamente sarebbe la parte opposta al tendicordiera, cioè che in realtà serve anche quella per tendere la cordiera. Cioè le misure erano giuste in realtà, i buchi erano giusti e tutto quello che avevo messo, tutti i tiranti eccetera eccetera eccetera, erano perfetti. Il problema è che non avevo pensato che mettendo la pelle e poi andando a tirare i tiranti il cerchio sarebbe salito
vento e quindi avrebbe fatto forza, come avete visto sul tendicordiera. Ecco, quindi questo è stato il primo problema, ed è un problema grosso in realtà, perché quindi io in pratica con questo rullante non posso tirare la cordiera quanto voglio. Poi in quel momento, nel 2011, era un momento in cui io suonavo col rullante tiratissimissimissimo e mi sono accorto che però la pelle sotto, cioè la pelle risonante, non potevo tirarla quanto volevo. Vabbè, fa niente, non c'è problema, la pelle sotto la tirerò un po' meno, quindi tiro un po' meno la pelle sotto, tiro bene quella sopra, incomincio a suonare e praticamente il suono non era quello che volevo, cioè sentivo il suono del rullante come se la cordiera fosse molle. Allora tiro di più la cordiera, suono di nuovo, ancora molla, tiro ancora la cordiera, la tiro al massimo, suono ed era ancora molla. Altro problema: in quel periodo andavo da Furian a lezione a Milano e c'è un negozio a Milano che si chiama Percussion Village, che tra l'altro ringrazio per avermi aiutato questa volta, perché mi hanno salvato la vita, se no avrei dovuto buttare il rullante. E in pratica arrivo in quel negozio e gli dico: guardate, mi sono fatto sto rullante e non funziona. Il tipo lo prova, dopo un secondo mi dice: hai fatto quella cosa che non mi ricordo come si chiama, che non è la smussatura, neanche la scavatura, si chiama, mi sembra si chiami in un modo simile. Grazie a lui ho scoperto che in questa parte del fusto, tolgo questo perché non lo sopporto più, si fa un piccolo scavo al fusto, cioè praticamente si va tipo a cartavetrare il fusto in modo che venga un pochettino una smussatura, in modo tale che la cordiera sia un filo abbassata e possa aderire meglio alla pelle risonante del rullante. Questo assolutamente io non lo sapevo e quindi per fortuna loro mi hanno fatto questo lavoro in giornata e io ho salvato il rullante, perché sennò, come vi dicevo, l'avrei dovuto buttare. E questo affare qua mi è costato 25 euro. Detto questo, il rullante suona, assolutamente suona, è il rullante che comunque adesso uso live con il disco Inferno e suona bene. Tra l'altro questo rullante qua l'avete già visto, appunto, sempre nello stesso video che vi ho detto prima della pelle Wambuca, quello sulla cordatura bassa, quindi avete già capito come suona. Ovviamente nella cordatura alta la pelle risonante non posso ancora tirarla molto. Però allora ragazzi, con 225 euro, che è il prezzo che ho pagato, possiamo già prendere un rullante più che buono, direi, anzi possiamo prendere un rullante che suona bene, che è stato studiato dall'azienda che l'ha prodotto, che è stato pensato, che è stato testato, che non ha problemi tipo questo qui che ho avuto io, che ha già quella smussatura, come si chiama, che altrimenti non ti fa suonare bene la cordiera, che ha meccaniche migliori di questi sicuramente, perché un po' sono andato a risparmio, perché sennò avrei speso troppo. Cioè secondo me farsi un rullante ne vale la pena solo nel momento in cui lo vogliamo fare, perché abbiamo sto sfizio di farci un rullante, anche perché poi non ve l'ho detto ma va verniciato, quindi sono altri soldi. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che se state pensando di costruirvi un rullante solo per spendere meno, lasciate perdere. O comunque, se volete, fatevi il conto di quanto spendereste a farvi un rullante e poi con quei soldi lì compratevi un rullante già fatto. Avrete, come vi dicevo, meno problemi e sarete molto più felici. Se invece volete togliervi lo sfizio di farvene uno, ci sta in realtà, perché imparate comunque tante cose mentre fate il rullante, imparate bene come è fatto, imparate cosa serve. Io tante cose non lo sapevo, sta cavolo di smussatura, quindi comunque questa cosa mi è servita. Se avete lo sfizio, fatevelo. Niente, questo era più o meno per spiegarvi la mia storia e il mio rullante. Quindi basta, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, vi ricordo di commentare iscrivendomi cosa ne pensate di questo video. Questa volta è veramente importante che commentiate, perché voglio sapere la vostra sui rullanti autocostruiti, se ve ne siete già fatti, qual è stata la vostra esperienza, se vi è andata meglio di me, se vi è andata peggio di me, eccetera. Quindi fatemi sapere un po' di cose. Io basta, vi saluto veramente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!